Nel Vangelo di oggi, preso da Marco, al capitolo 5, dal versetto 21 e seguenti, leggiamo: «Fanciulla, io ti dico, alzati». Il Vangelo ci presenta Gesù come colui che dà la vita. Tutti gli vanno dietro perché vedono i miracoli che fa. E anche la donna che soffre da 12 anni, che gli tocca il lembo del mantello, lo sfiora con fede, credendo che lui dà la vita. E quindi riceve la guarigione, riceve la vita. Lo stesso è della bambina, il cui padre Gairo, che vive nell'angoscia e nel dolore, va da Gesù con fede a chiedere aiuto. La bambina morta viene richiamata alla vita da Gesù con parole forti. Talita cumi, fanciulla, io ti dico, alzati. Quante volte noi siamo morti perché in noi si spengono la fede, la fiducia, la speranza, oppure si spegne l'amore. È allora che abbiamo bisogno che Gesù venga, ci chiami e ci risvegli. Il Signore passa sempre in mezzo a noi, ci solleva, ci prende per mano e ci riconosce come Suoi. Ma la fede è necessaria perché questa alleanza sia veramente compiuta. La fede di Gairo permette a sua figlia di incontrare Gesù oltre la sua stessa morte. Senza quell'incontro, la vita di quella fanciulla sarebbe rimasta spenta, sarebbe stata nient'altro che granelli di sabbia in una clessidra. Chi va da Gesù con fede vede sempre nascere e rinascere la propria vita. A tutti auguro una buona e serena giornata nella pace del Signore.